Ciao ragazzi, sono Arcadi, un folle cercatore di una speranza da dare alla recitazione di Nicolas Cage e guardare qualche suo film. Io su notizie.it, io e i miei collaboratori nella sezione cinema di notizie.it, con i miei articoli sui film in streaming e solo in streaming perché i cinema sono chiusi anche i teatri, ma la gente va in giro senza mascherina. Il film di oggi è The Hater su Netflix del 2020, produzione polacca, ora metterò qua dei nomi indecifrabili come regista, eccetera. Questo film mi ha molto stupito, è uno dei migliori film dell'anno, lo dico senza remore perché è sorprendente, ma passa sotto silenzio, anche se ricordo che su Netflix per un po' fu fra i più visti, mi pare di ricordare. Ovviamente ottimo relativamente, perché siamo in un periodo di questo 2020 un po' povero, ma è un gran film comunque, davvero, e mi ha stupito perché non gli davo 2 lire. Il film è la trasposizione modernizzata di Bellamy, anche se nessuno lo dice. Bellamy cos'è? Un romanzo di Maupassant, parla di questo ragazzo molto ambizioso che alla fine farà carriera nonostante le umili origini, e questo viene ambientato e modernizzato in un contesto tecnologico delle fake news. Quindi questo ragazzo lavora per questa testata, diciamo, giornalistica online, che però fa le cose un po' sottobanco, ecco. E deve infamare le persone. Quindi legano la storia delle fake news con la sua storia personale ed è molto interessante. Un film davvero solido, come pochi se ne trovano, con tutti i livelli, quali montaggio, sceneggiatura, regia, fotografia, eccetera, quasi allo stesso livello. E quindi tu lo vedi e dici: bello, cazzo. È un film che rivedrei più volte. Quindi in questa parte è uno spoiler, io non dirò tantissimo della trama, proprio 2 righe. Questo ragazzo molto umile che viene sostenuto da una famiglia di ricchi che però sì, lo sostengono, ma sono molto ipocriti perché non lo considerano un fallito, un poveraccio, e lui è innamorato della figlia di questi signori e quindi decide, per fare bella figura, di trovarsi un lavoro migliore. Quindi lavorerà in questa sezione giornalistica testata online e darà il meglio o il peggio di sé, dipende dal punto di vista, perché non ve lo dico. Ho apprezzato molto la regia che sottolinea molto bene quello che succede, è al servizio della storia e non va mai sopra la storia, ma è sempre molto efficace. Il montaggio è splendido perché, nonostante il film duri 2 ore e 10 quasi, è molto scorrevole, sembra che duri 1 ora e mezza. Ho fatto questo discorso per altri film e funziona benissimo perché c'è tanto da raccontare e lo fa nel modo più sintetico possibile. La fotografia è buona, la recitazione è buona sull'ottimo, è molto bravo. Soprattutto l'attore principale, ma anche tutti i protagonisti, devo essere sincero, però non sono quegli attori che ti rimangono in mente, forse tranne lui. Nei personaggi secondari non c'è nessuno di così riconoscibile, tranne il capo del nostro protagonista, ecco. Per il resto sono bravi attori, ma non bravissimi. La sceneggiatura è brillante e vincente. Arriva al punto e ti fa emozionare. Quindi, anche con un film che non ha Coppola e Storaro nei ruoli più importanti come fotografia e regia, si possono avere grandi film. Questa è la prova. Quindi è un plus per questo film. Consigliatissimo, Hater. Non fatevi spaventare dalla durata. Guardatelo già stasera. Parte spoiler. Il film è complicato e profondo a più livelli, quindi è un po' difficile per me fare questo discorso, però ci proverò. Quello che rende vincente il film è sicuramente il soggetto di base di per sé interessante, ovvero questo ragazzo che un reietto, un fallito, alla fine diventerà qualcuno, come vediamo, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Quindi Bellamy, ma anche Joker. E qua arriviamo al capolavoro di Todd Phillips, cioè un film come The Hater, che non ha Phoenix come protagonista e non ha Scorsese come riferimento filmico, anche se è molto, molto buono il film. Io ho apprezzato questa regia alla russa, che lui è polacco, ma si vede nello stile, che ha studiato un po' il cinema russo, capirà cosa intendo. The Hater fa tutto quello che non ha fatto il Joker di Todd Phillips, cioè prende un soggetto interessante e lo sviluppa nel tempo. In 2 ore racconta un sacco di cose questo film. Tocca tutti i livelli e questo protagonista non è monodimensionale, ma è pieno di sfaccettature. Uccide a un certo momento e poi ci andiamo dopo. Soffre. Si dimostra sessualmente
aggressivo quando è per tutto il tempo ha questa faccia, il nostro protagonista che dà sfigato, e qua ci poi torniamo. Si indaga la sua psiche, la sua condizione familiare. Abbiamo tutto quello che non fa Phoenix nel film, ma non per colpa sua, ovviamente. Partiamo dal nostro protagonista, che l'attore è stato bravissimo nel rendere questo passivo aggressivo, dove non conta la bellezza e il carisma, ma l'intelligenza. Questo è il trionfo dell'intelligenza sul resto, perché lui è un signor nessuno con tanta fame e abilità. E infatti la sua capa glielo dice: tu hai tante qualità, perché stai facendo questo lavoro sporco di fare fake news, di inventare storie, un lavoro che fa schifo. Essenzialmente ti rende una brutta persona a farlo ogni giorno, infangare persone che non hanno colpa, perché mi dà il brivido. Quindi qua c'è una critica al mondo che c'è di oggi, tutto corretto, perfettino, tutte le pecore che vanno in fila, e recupera un po' lo spleen di Baudelaire. Noi siamo costretti a fare cose che non vogliamo perché ci annoiamo, essenzialmente. E poi lui ambisce alla figlia dei suoi benefattori, che in realtà lo disprezzano perché lui è uno che non è un perdente nato, attenzione, è un perdente che però tira fuori le unghie. Già questo abbiamo questo riferimento a quello che non fa Joker. Lui è sconfitto dalla sua condizione sociale, ma non prende antidepressivi. Uccide anche lui, ma lo fa con mezzi. Lui va in casa delle persone, si traveste, mette le telecamere, spia le chiamate di questi signori, quindi è molto abile. Quindi diciamo, sì, poverino. Il cazzo, a un certo punto, a metà del film, dici: poverino, questo mai. Quindi non è patetico, però tu puoi entrare nella sua mente e empatizzare con lui, cosa che in Joker invece dici: ah, poverino, è stato legato al calorifero, poverino, poverino. Quindi lui parte in questo modo e osa tanto, rischia tanto, perché va a trovarsi un lavoro in modo poco formale, senza il curriculum. Va in questo posto e dice: allora, io posso offrirti questo servizio qui. Quindi contatto diretto, quindi è uno che va al cuore della questione, si fa prendere, paga un affitto stratosferico per quello che sono i suoi mezzi. Forse questo è qua l'unico problema del film, perché lui inizialmente non ha tanti soldi, però può permettersi un affitto alto. Sì, il suo lavoro gli darà, ma nel primo mese lui lavora gratis. Forse questo è l'unico buco che ho trovato, ma è opinabile, perché il film te lo può spiegare in tanti modi, essenzialmente. Però da lì in poi è una scalata continua. Mi è piaciuto il fatto che abbia una debolezza questo uomo, cioè la ragazza di cui è innamorato, a cui confidi il segreto che non avrebbe dovuto dire, cioè il fatto che abbia rubato i soldi dei due genitori di lei perché è stato espulso per plagio. E già dalla prima scena ci indica il suo carattere, com'è. Non è un perdente tout court, ma è un perdente viscido. Quando poi hai il caso di infamare il politico, l'uomo con cui in effetti sembra avere un rapporto buono, e quindi fa ancora più male, fa ancora più effetto quando poi lo fa ammazzare, in un certo senso, e quando fa ammazzare anche la sorella dell'amata. Però sul suo volto non c'è dolore, nella sua anima non è rimasto niente. Infatti il film sottolinea molto bene, da metà in poi, dal taglio di capelli diventa elegante, vestito con la camicia, e ha la faccia bianca come un vampiro. Quindi quella è una chiara citazione, secondo me, ed è molto funzionale. Dalla metà in poi diventa un essere spregevole, che fa tutto quello che fa per ambizione, e siccome vuole coprire proprietacce, uccide. Io la parte del guardiano l'avevo capito, anche perché mi sono chiesto: come ha fatto a uscire da lì? Perché deve recuperare le armi. E nonostante lo stronzone, là, il terrorista, perché lui sfrutta tutta la classe politica per le rivolte, per arrivare al suo obiettivo, cioè uccidere il politico, quando quello gli chiede i soldi, lui là commette un altro errore, ma che è perfettamente insito nel personaggio. Va dal tale a chiedergli la somma, e quello lo ammazza di botte. Quindi seduce il suo capo, che poi si fa dare i soldi. Lì ci fa capire come sia spinto a far qualunque cosa. E il finale, io me l'aspettavo ancora più violento, però mi piace il fatto che non muoia tanto la sua amata come pensavo. Si è preso un po' di didascalico, che invece no, muore la sorella dell'amata e lui salva la situazione, facendosi trafiggere col coltello. E lui sapeva che l'aggressore avrebbe avuto quel coltello, quindi lui rischia anche di morire per fare bella figura, apparire e far sì che gli altri creino l'hashtag col suo nome. Quindi lui conquista la famiglia di lei, alla fine ce la fa, quindi il suo obiettivo alla fine lo raggiunge. Ma a quale prezzo?
Tale era l'ambizione smisurata di questo ragazzo, che sono sempre messo da parte probabilmente. E questo rappresenta come i reietti possono essere pericolosi, altro che il fine di Joker in cui viene acclamato, che è fuori contesto, poi non si capisce bene perché ci sia questa rivolta. Qua ti fa capire che un reietto qualsiasi può fare qualunque cosa perché ha fame. Se questo film fosse stato girato da un regista di altissimo livello, con un attore protagonista e tutti gli altri comprimari di altissimo livello, premi Oscar, supponiamo. Bella quella inquadratura esterna in cui vediamo lui dentro la casa, dietro la finestra, perché ci riporta a un'inquadratura verso inizio film in cui lui guardava la famiglia dall'esterno e lui non era coinvolto, non era presente. Ora capiamo che lui è all'interno dei ricchi, di quelli che governano il paese. Se a quell'inquadratura finale avessero aggiunto un'altra, per esempio, io mi immagino questa sarebbe stata bellissima come finale. Tutto sembra andare bene, che in realtà non è vero, perché è terribile, cinico e crudele come tutto il film. Però noi vediamo che da una finestra vicina c'è un altro reietto che si sta arrabbiando e che pianifica di fare quello che ha fatto lui, essenzialmente. Sarebbe stato fantastico, perché tu capisci che questi reietti, gli invisibili, quelli esclusi dalla società, possono moltiplicarsi e invadere e corrompere questa società che in effetti non si tutela, permette che qualcuno la metta in ginocchio. E quando il nostro protagonista parla con il terrorista attraverso il video ludico, che intelligenza c'è nel coinvolgere tutti i mezzi, tutti i social, tutti i mezzi più usati? C'è quel discorso bellissimo in cui il terrorista dice: ma io faccio quel che faccio, voglio più soldi perché io rischio tanto, non voglio essere l'ultimo, io merito di più. E allo stesso tempo il nostro protagonista che si finge essere una sorta di gruppo terroristico che parla attraverso le voci a questo terrorista dice: sì, perché anch'io non voglio essere nessuno. Che bella quella parte, perché ti fa capire come il nostro protagonista, nonostante finga per tutto il tempo in quella scena lì, è completamente sincero. Quindi, in questo senso, il film è scritto da Dio. È un ottimo film sotto altri punti di vista, ma è la storia quello che colpisce. Quindi, è un film eccezionale per quelli che sono i tempi, soprattutto questi. 2020, dove, come abbiamo visto per altre opere, si ha una paura fottuta a riflettere su un tema.